Bella raga, qui Titan, porco Dio, c'è sta luce del cazzo dietro, comunque boh, non penso dia troppo fastidio. E oggi video un attimino più riflessivo, intanto che aspetto che il cappuccino con un po' misto, cosa c'è dentro? Un po' di tequila, vodka, non mi ricordo, boh. Forse era grappa, vabbè. E comunque, ad ogni modo, qui ci sono dei baiocchi con crema alla nocciola e cacao, nocciole 100% italiane. E dopo la stessa mia colazione, come questo video un attimino più riflessivo in cui volevo parlare dell'MRGA, Mac Rap, per chi non la conoscesse, Mac Rap Great Again. La mia pronuncia in inglese è probabilmente più scarsa di Gioiello Rappare. E dicevamo allora, appunto, il collettivo, se così puoi definirlo, creato da Gioielli, in cui dentro ci troviamo Lil Peen, Armani Doc o Armani Milano, come volete chiamarlo. Johnny Grano e Blo B e appunto lo stesso Gioielli. Poi sempre in quella cerchia comunque ci sono anche c'è Rolls Royce e c'è anche Next Castle che comunque però non sono effettivamente dentro il collettivo, cioè girano con loro, fanno feat, fanno produzioni, però comunque non sono proprio dentro MRGA, diciamo un po' come diciamo la Zebeba per la macete, comunque sono sempre con loro, ma non credo siano effettivamente dentro la macete. Giusto per farci capire, anche se non volevo paragonare gli artisti. Allora, questo collettivo sarebbe anche interessante quello che fa, perché comunque fare diversi dischi all'anno, cioè quindi avere un'iperproduttività, cosa che in Italia c'è gente che ci mette 3-4 anni a fare un disco, poi torna con una merda, tipo Marracash, con Persona. Quindi io apprezzo quello che fanno e molti dei loro dischi mi sono anche piaciuti, altri un po' meno. Però comunque la qualità c'è, non è altissima, però c'è, il potenziale c'è. Il problema dell'MRGA è la pretesa che hanno. Perché già che tu, Johnny Gioielli, da quanti anni erano passati a Metodo Classico? È del 2014. Vabbè, il disco d'Andrea Cox, cioè tu non fai un disco solista da 6 anni, 5 anni, no, aspetta, quando è uscito, 2017 Young Bettino, o 2018, comunque sono passati 3 anni abbondanti, quasi 4, dal tuo ultimo disco solista, avevi accannato col rap, e poi torni con l'MRGA, con sta storia di fare rendere il rap migliore. Co è come per dire, guardate raga, noi siamo quelli che fanno vero rap. E l'MRGA, come già detto, sarebbe anche una bella cosa se non fosse così pretenziosa, perché se tu già torni dopo tutto quel tempo con la tua crew di soci, che comunque anche loro rappavano per i cazzi, vabbè, Armani no, Armani non aveva fatto uscire un cazzo da quel che so io prima del 2017, comunque torni con quella cricca lì, Johnny Grano aveva smesso di rappare. Sì, comunque torni con loro e hai la pretesa di rendere il vero rap. Io non sto criticando chi c'è dentro, e comunque nessuno è un rapper eccezionale. Cioè, gli unici due che sono forti forti sono Rolls Royce e Nex, che non sono all'interno di MRGA, sono, diciamo, hanno un ruolo un po' più marginale. E quindi, raga, nel senso, cioè se Johnny Gioielli non sei, se Johnny Gioielli non sei, chi cazzo ne so, un rapper forte, non so, per citartene uno, o comunque a prescindere, no, sei il fottuto Johnny Gioielli, cazzo. Non sei Titan, non sei Marco Salsa, non sei Kaiser. Cioè non è che puoi tornare a dire, oh, facciamo il vero rap. Cioè, perché tu sei un po' un coglione, Gioielli, te lo dico semplicemente. Rispetto alla tua cricca di amici, sei un coglione, perché ti spiego semplicemente. Allora, ho mandato la reaction a Cipriani, a Next, mi ha mandato il cuore. Ho mandato la reaction a B-Movie, a Blo B, mi ha mandato il cuore. E poi in seguito mi ha anche detto che gli è piaciuto Valerio Cosa Fai, dopo che gli avevo mandato, quando tu ti stavi stando con Fascat. Rolls Royce, quando gli ho detto bello il disco, mi ha risposto, quindi comunque te sei un po' coglione. Ma non c'è, me la sono presa con te per questo. Proprio in generale, come ti poni? Cioè, tu ti poni come se fossi il King del Rap, come se avessi alle spalle un background che tu ti puoi permettere di vantarti. Cioè, sì, alle spalle hai dei bei dischi, hai creato un collettivo
sforna tanta roba ogni anno di qualità media, diciamo, perché comunque certi dischi sono nella media. Non sfornate roba di qualità alta, diciamoci la verità. A me piace l'MRGA, lo voglio sottolineare, però comunque non possiamo dire che sfornano progetti di qualità alta sempre. Anzi, di qualità, l'unico progetto, oddio, di qualità alta non è uscito uno, penso. Media, forse un po' sopra, però comunque di qualità alta non direi che ne è uscito uno. Poi mi sono piaciuti certi, anzi quasi tutti, però comunque, ok, questo è il discorso. Cioè, è questo il problema, sta cazzo di pretesa, cioè tu non devi pretendere, tu torni, fai tu, l'MRGA se non avessi questa pretesa sarebbe anche buona perché tu torni, dopo 3-4 anni dici voglio tornare a rappare, chiami i tuoi amici come appunto hai fatto, create, non serve, vi trovate un nome, la vostra cricca, create appunto un collettivo che ormai i collettivi in Italia non ci sono, ci sono vabbè le etichette, cioè cioè, oltre alla 126 in Italia non mi viene in mente un collettivo. Quindi, sì, potevi fare le tue cose lo stesso, potevate fare. Io vi apprezzo per il fatto che tornate, siete tornati con sta cosa dei concept. A me piacciono un casino i concept album. E poi, ovviamente, certi concept sono un po' più rispettati, tipo B-Movie, altri meno rispettati, come per esempio, non saprei fare un esempio, comunque, beh. Vabbè, sì, vabbè, Alta Moda è un concept un po' più deboluccio, però comunque dà libertà all'espressività appunto dell'artista. Cioè io apprezzo anche quello che fate, perché comunque i concept album mi sono sempre piaciuti, ma voi non potete veramente tornare dopo anni e dire noi facciamo il vero rap e voi siete scarsi, perché non avete il background alle spalle per farlo. Ma non perché siete degli incapaci a livello musicale, perché tu Gioielli so che ti ascolti musica tanto fiera, sei bravo a produrre e trovi dei sample veramente fighi, dei skit molto, molto interessanti, ma vecchio, oltre al fatto che a rappare sei nella media, se non leggermente sotto, no, boh, nella media, perché comunque la media è molto, molto bassa, se la media è mischilla, Gioielli 10 volte sopra. Però, fra, nel senso, scusate che si era freddato il cappuccino. Mina se la cucina, porco Dio, un po' forte però Mina. Cioè, quindi, raga, non propostate così tanto. Io vedo, dice Gioielli, Salvatore del rap. No, raga, Salvatore del rap, sono al 126 Wu-Tang Clan. L'ho detto anche un pezzo che ho recato con Dale l'altro giorno. Oltre, vabbè, oltre a me, è chiaro. E alla mia cricca di GOT. No, comunque, a parte le cazzate, è questo il problema. L'ho ripetuto più volte in questo video, ma il problema è la pretesa con cui Gioielli e la sua cricca, comunque tutta l'MRGA si pone, non la qualità, perché la qualità comunque si diciamo soggettiva, ma comunque cioè c'è qualità, non è che fan cagare, però nel senso, voglio dire, Gioielli, tu ti vanti di cosa? Vabbè, campi col rap, va benissimo, campi col rap, è una fidanzata figa, ok, che poi vabbè, figa nel senso. Figa, ok, vabbè, sì, figa, sì, vabbè, diciamo, diamo per scontato che sia così, anche se secondo me non è così, ma non importa, fai cosa, cioè io non cosa ti vanti, Gioielli, fammelo capire, spiega, perché nel senso, ok, hai creato un bel collettivo, va bene, in passato hai fatto de dei bei progetti, però sono anche tanta merda, si può dire, porco Dio. Però vabbè, come produttore non si può dire un cazzo perché sono dei produttori più forti attualmente in Italia, non si dice un cazzo, prendi bei sample, hai un background musicale molto elevato, ma cioè sei un coglione, me ne frega un cazzo il tuo background musicale, se tu mi vieni a dire che Freddie Gibbs è un coglione, porco Dio, tu sei Johnny Gioielli, ma io ti sputo in bocca testa di cazzo, cioè non è una questione proprio di antipatia, boh, mi stai un po' sul cazzo perché sei un coglioncello, ma non è che io odio l'MRGA, anzi io me la pompo l'MRGA, adesso ovviamente un po' di meno perché mi sto ascoltando tanta roba che esula anche dal rap, ma non è il discorso se me la pompo o no, io riconosco la qualità, ma la pretesa non può reggere, perché se tu torni dopo quegli anni, sei Johnny Gioielli, non puoi dire faccio il vero rap, porco Dio, perché tu Gioielli a rappare sei mediocre, diciamoci la verità, cazzo, sei mediocre. Blow B è forte, però sempre lo stesso flow, Armani
poca attitudine, anche se comunque in alta moda è migliorato e lo rispetto. E poi che cazzo c'è dentro? Vabbè, Lil P è un flow macchinosissimo, a chi piace, a chi non piace, a me non fa impazzire, per dire. Johnny Grano ha fatto quel disco lì e non è per niente male, Cipriani ha anche fatto la reaction, ha aggiunto la recensione alla fine, ma comunque, diciamoci la verità, Johnny Grano non lo definirei un rapper forte, ok, ha fatto un bel disco, ma, non si, ma al di fuori di quelle, del suo comfort zone, diciamo, dei piatti, dei prodigio gioielli, cioè... Un altro concept prodotto da un altro, non so se avrebbe fatto un bel disco. Quindi, diciamoci la verità, non è che ci siano 6 stelle in MRGA. E poi, Gioielli, tu di che cazzo? Cioè, fai il grosso costantemente. Io ho fatto questo. Ma fra che cazzo hai fatto? Che cazzo? Cioè, hai fatto. Ok, hai fatto i soldi con rap e con il tuo cosiddetto talento manageriale. Ma pensi a qualcuno freghi qualcosa dei soldi che hai fatto grazie a tutto perché con rap, ok, ne hai fatti un po' di più di quelli che servono per campare, anzi, mettiamo anche molti di più. Ma me ne frega qualcosa secondo te quanti soldi fai, porco Dio, col tuo rap del cazzo? Cioè, c'è gente che fa più soldi, fa 10 volte i soldi che fa. Ok, tu puoi vantarti del fatto, l'unica cosa che puoi vantarti è il fatto che fai la roba che vuoi fare e comunque ci campi, ma c'è altra gente che fa la roba che vuole fare e comunque ci campa, porco Dio. Nel senso, non parlo di me chiaramente, ma tanti altri artisti fa la roba che vogliono fare e comunque ci campano anche meglio di te. Tu sicuro ti fai una bella vita, nessuno dice un cazzo. Però, nel senso, flexare soldi quando sei Johnny Gioielli non mi sembra il caso, ma non perché sei povero, sicuro c'hai un bel estratto conto come dici nei pezzi, però sicuramente... Altri ne hanno meglio di te e magari lo flexano giustamente. Quindi nel senso, tu, Gioielli, io ti consiglierei di flexare qualcosa in cui sei meglio degli altri. Se tu sei bravo a livello manageriale e riesci a fare soldi al di fuori del rap con attività trasversali, flexa quello, cazzo. Dimmi, di agli altri. Voi sarete bravi a rappare, io forse un po' meno, ma sono un manager coi controcazzi e faccio più soldi di quanto voi fate col rap vendendovi. Questo lo puoi dire, io lo accetto, ma se tu ti vanti di quello che hai fatto con MRGA, quando alla fine, oltre alle prod, non è che hai aggiunto tanto, perché a rappare, ok, hai fatto Pornostar che è carino, hai fatto Young With No Story che è carino, però... Non puoi flexare la tua bravura a rappare, perché comunque quei dischi sono retti abbastanza dal concept e dalla tua scrittura più o meno cazzona. Quindi nel senso, non sto a sindacare la qualità, ma sto a sindacare la pretenziosità di sto cazzo di progetto MRGA. Io spero che continuino, ma... Belli freschi, comunque si era interrotto il video perché ho finito a memoria, come ogni cazzo di volta, stavo finendo di dire che, in conclusione... L'MRGA è qualitativamente accettabile, però ha questa pretesa di merda di voler fare il vero rap, di essere meglio degli altri, che rovina tutto, rovina tutto, rovina tutto, perché la pretesa è la cosa più importante. Se tu fai del bel rap, però pretendi di essere il migliore, sei un coglione del cazzo, non meriti il mio rispetto. Infatti è questo. L'MRGA, come ha detto una brava persona che conosco, è tossica perché continuano tutti a dire noi siamo i migliori, noi lo facciamo meglio degli altri, quando c'è gente che lo fa meglio di voi e se la tira di meno di voi. Quindi, raga, non parliamo di cazzate. Siete pretenziosi e questo vi svaluta tantissimo. Titan chiude.